Ciao a tutti, mini slime, qui lo slime che vi parla. Oggi siamo ritornati su Poké News. Ieri, bensì non oggi per fortuna, perché io ripeto sempre oggi, avete capito. Ieri la Nintendo ha rilasciato una nuova notizia su Pokémon Sole e Luna con un casino di roba, però anche una spiacevole notizia per me. Beh, all'inizio di questo video avete di sicuro visto la intro, che è un pochettino bruttina, però per avere una intro per fare i figli, diciamo così, ho deciso di fare una intro. Questa è la intro di Poké News, con lo stadio finale è quello, lo stadio finale di Poplio, e Brioni, alla fine ci sarà sempre la mia scheda, allenatore, a ogni fine di video. E cose random, non so cosa metterò, però poi ci penserò. Clash Royale, metterò foto di Clash Royale. E vabbè, poi Let's Play su Pokémon Sole e Luna, metterò la scritta Pokémon Sole e Luna, vabbè, i tre starter. E niente, andiamo subito su YouTube e vediamo quello che abbiamo da fare. Quante parole che ho detto. Allora, qui abbiamo Scalenders Imaginators. Iscrizione. Iscrizioni. Ok. Pokémon Millennium per fortuna ha pubblicato qualcosa. Che è quello è stato l'ultimo stadio evolutivo degli starter. Io ho già visto ieri. E niente, tuffiamoci subito. Ma prima sta fermo, Pikachu. Ok, mettiamoci qua, Mobizen. Da capo se possibile. Vai, Pikachu. Spero che si senta. Yomme, 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 yomme. Rowlet, Daltrix e Decidueye, Erba Spettro, Decidueye, non so come si chiami, però Erba Spettro è molto ma molto figo, lo so, mi ha impressionato questa ultima evoluzione. Daltrix mi ha dato un messaggio, chi è? YouTube? Sì, vabbè. Un attimo. Stavo dicendo che mi ha impressionato molto Decidueye, perché Rowlet e Daltrix non è che mi erano piaciuti molto con il tipo volante, ma sono un tipo spettro molto carino. Mossa esplosiva con cucitura d'ombra, impedisce all'avversario di sfuggire. E fa anche danno. Litten, Torracat e Incineroar. Fuoco buio. Questo mi ha anche impressionato molto, il tipo. Non è che mi piace molto perché mi piace la faccia, è proprio figo secondo me, è proprio selvaggio. Il tipo buio però è un buon tipo con il tipo fuoco. Ma scusi, la statistica del bersaglio. Ok, Poppio, Brioni e Primarina. Ok, mi sta iniziando a piacere perché è il tipo folletto. Sì, lo so, ti ho detto che non è che mi piaccia molto, però forse mi piace. Perché carino in un certo senso. Mossa esclusiva canto effimero. Guarisce la spettatura dei Pokémon colpiti. E questo è un po' brutto perché come onda strana di Chansey di tutti quanti i Pokémon infermieri. Ma vabbè, pazienza. Scopri Pokémon per tutti di allora. Abbiamo Tapu Koko, il protettore di Akala, Tapu Lele, tipo Psico Folletto. E questo Pokémon c'era già nel Pokédex, ma io pensavo che fosse strano di tipo folletto. Molti tipo folletto là ci saranno. Psicogenesi, abilità. Nel campo si va a vedere una strana sensazione. Vediamo un po' cosa fa Psicogenesi. È così carino però. Tapulele. In pratica non può usare le mosse di tipo buio. Molto interessante. Il portatore di Hula Hula. Tapu Bulu. Che voi mi direte, ma di tipo fuoco, ma pensi no, di tipo erba, che cavolo? Perché deve essere di tipo erba un tizio così rosso? Perché ditemelo? Erba folletto, abilità erbogenesi. Questo mi ha molto tradito. Perché mette dei colori rossi, almeno vedete l'erba, no? Sì, l'erba. E mettete un verde sopra al posto del rosso, cioè c'è di tipo fuoco, che fuoco vuole folletto. Protettore di pony. Tabuffini, spettro, no, acqua, acqua folletto, abilità nebbiogenesi. Anche questo mi sta per troppo femminile. Senza offesa alle femmine che guardano questo filmato. O alle scritte femmine. Ok. Non è che mi sfida molto.
Perché non è che abbia molte mosse speciali. Vabbè, lasciamo stare. E i tapu sono in grado di usare una mossa dita speciale. Questo è carissimo come roba. Guardate che figata. Collina del guardiano. Viene un mostro d'oro, tipo. Il tapu va sopra. E guardate. E ammazza un Bobo, va se lo schiaccia in tanti pezzi. Non gli deve neanche tutta quanta la vita. Scopri altri Pokémon. Questo non era la pre-evoluzione di Lunala, neanche quella di Solgaleo la sarà. Ma bensì è Cosmog. Tipo psico, abilità e imprudenza. Molto sospetto questo Pokémon. Con quella faccia che ti dice adesso un ciccino. Persian, forma Alola, diventa un ciccione. Tipo buio, abilità, forte pelo, tecnico? Sì, tecnico. Ok, ciccione di faccia, non è che mi piace molto. Assiste alla nascita della Lega Pokémon di Alola, pensate. È il Monte Lanaquila, il più alto di Alola. Allora, stiamo costruendo una Lega eccezionale, quindi cerco di trovare una torre altrettanto eccezionale. Dopo aver completato il giro dell'isola, potrei lottare contro, assieme a degli allenatori famosi, Camilla! Mamma mia, Lino! Mamma mia! Sempre l'alfa, eh? E già, ragazzi, avete già capito una cosa, le leggende della lotta. Rosso e blu. Già, blu l'hanno fatto molto bene, rosso se non è che mi piaccia molto. Non mi dà la fatta da blu, da rosso. Manda in campo la Kazamba blu. E di sicuro userà Pikachu rosso. Non Pikachu che è di colore rosso. E bam, zang. Data di uscita 23 novembre. E ci sarà un piccolo ritardo forse. Forse farò il let's play la settimana dopo. Ma cosa posso farci? Io non sono come gli altri youtuber che possono farsi arrivare subito le cose. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando di iscrivervi al canale di Anto04 Iodice. No, senza Iodice. Anto04. Non metterò mai, mai, non metterò più i suoi video sotto in descrizione perché mi costa fatica. Molto fatica. Ma mi raccomando anche di iscrivervi al canale di Jesse21 che ha fatto l'episodio 5 The Legend of Zelda. E Blue Squirtle che non, se non mi sbaglio, controllo subito perché non mi ricordo le cose, mi spiace. Blue Squirtle non ha fatto niente di nuovo. No, non ha fatto niente di nuovo. Niente. Non ha fatto niente di nuovo. Ha cancellato i due video. Ha cancellato. Sì, ha cancellato i due video di cosa? Di visualizzazione, sì, di visualizzazioni, di presentazione. E niente, iscrivetevi anche al canale di Anto. Che non ha fatto ancora niente di nuovo perché oggi a scuola non l'ho visto. E allora posso vedere i suoi video piaciuti? Perché ditemelo? Perché? Vabbè. E niente, oggi non è venuto a scuola, forse sta male per questo che non c'è, non ha fatto video, via. Avete visto qualche faccia? Vabbè. Non ha fatto video perché forse infatti è malato o qualcosa del genere. E neanche le Best Friends Forever che abbiamo scoperto che erano sorelle. Anche se non ve l'ho ancora detto, ma se avete visto il video sono sorelle. E niente, io vi auguro. Un attimo, ho fatto male. Buon Gashen a voi, buon Halloween, buona festa dei santi e buona festa dei morti, anche se non è una bella festa. In questo sabato, sì, sabato e domenica, lunedì sarò a Luca Comics. Allora non farò video, neanche un vlog, se mi spiace. Tanto non le farò più i vlogs, naturalmente. Perché è un video di videogiochi, allora un video di videogiochi. Un canale di videogiochi, un video di videogiochi. Un canale di videogiochi, allora i vlogs non sono molto. Non hanno senso. E vabbè, e allora ci vediamo al prossimo video, che molto probabilmente sarà mercoledì. Già. Allora, ciao Squishy!